prova. Sabato 9 settembre 2023, sono le ore 18 e 24, benvenuti, bentrovati anzi al Palazzetto Cheope in quel di Casalgrande per vivere ancora una volta insieme tutte le emozioni che deriveranno dalle partite interne della Pallamano Casalgrande Padana, ovviamente la nuova piattaforma su cui siamo inseriti quest'anno, Pallamano TV, portale web allestito, gestito dalla federazione, vi proporrà durante l'anno tutte le sfide del massimo campionato femminile così come di quello maschile, ma comunque per quanto attiene le, e ovviamente comprese le gare casalinghe della Pallamano Casalgrande Padana, e i collegamenti al Palacheope quindi saranno puntuali anche per quanto riguarda quest'anno. Nicolò Rinaldi al microfono per voi ancora una volta per osservare insieme a voi questo imminente confronto che sta per avere inizio su queste tavole, un confronto in cui le biancorosse si dovranno confrontare con una realtà neo promossa, novità assoluta per il massimo campionato. Si tratta del Lions Sassari, squadra venuta dalla Sardegna, quindi al proprio debutto assoluto nella serie A1 femminile dopo aver usufruito quest'estate di un ripescaggio, di una riammissione operata dalla federazione su richiesta appunto del club sassarese. Intanto sui vostri monitor state già osservando le due squadre che si trovano nel bel mezzo del campo per i saluti di diritto, la Casalgrande Padana nella consueta maglia bianca e rossa, mentre invece il Lion Sassari in tenuta verde. Arbitri Curti e Lazzari al centro del campo anche loro, e tra pochissimo daremo inizio a questo confronto particolarmente atteso da ambo le parti, non potrebbe essere altrimenti. Del resto stiamo parlando del turno inaugurale di campionato, è la prima ufficiale di una Casalgrande Padana che si presenta con un assetto in parte rinnovato rispetto alla scorsa stagione. Il Lion Sassari invece ha una formazione decisamente simile a quella che negli ultimi anni ha affrontato con impegno, ha affrontato con costanza la seconda serie, la 2, anche se non manca una novità sicuramente di assolutamente primissimo piano, Andrea Lerena Colunga, terzino spagnolo che è arrivata a Sassari poche settimane fa, giusto per dare manforte ecco all'organico allenato da Florentina Pastor, soprannominata Zucchi. E quindi mentre ci apprestiamo a seguire il fischio d'inizio, le prime fasi di questo incontro, vi diamo lettura come nostra abitudine delle formazioni, degli schieramenti. Intanto vedete sulla parte sinistra dei vostri monitor Agazzani che impartisce le ultime istruzioni alla sua squadra, la Casalgrande Padana. Dunque si presenta con la numero 8 Francesca Franco, con il numero 9 Charity Iamu, novità arrivata dal Tusce Prato. Numero 10 la capitana è sempre verde Ilenia Furlanetto, con il numero 12 portiere Nadia Yelen Bordon, con il numero 13 Sara Apostol, con il numero 14 Simona Artoni, con il numero 15 Chiara Rondoni, con il numero 16 portiere Valentina Bonaccini, con il numero 17 Margherita Rossi, anche lei novità da Prato, con il numero 18 Alessia Artoni, con il 21 Matilde Giovannini, con il 24 Naomi Marquez Habiche, di nuovo in campo, di nuovo schierabile questa sera dopo tanti mesi di stop a causa dell'infortunio al ginocchio rimediato occorsole nel novembre scorso. Continuiamo, numero 26 Giulia Mattioli, con il 30 Emma Baroni, con il 31 Giulia Cosentino, con il numero 33 Gaia Lusetti. Allenatore, come detto poc'anzi, è il confermato Marco Agazzani. Gara intanto che parte in questo momento, si accendono le luci del Palazzetto Cheope per dare modo agli spettatori e anche a voi che ci state seguendo in questo momento, per dare modo a tutti di osservare meglio le sorti di questo incontro. Formazione del Lion Sassari con il numero 1 in porta Claudia Datku, con il numero 2 Giada Poddighe, numero 5 Sara Scanu, la capitana. Intanto c'è il primo gol dell'incontro siglato dalla centrale biancorossa Gaia Lusetti, 1-0 quindi a favore delle padrone di casa, con un buon movimento offensivo di Gaia Lusetti. Continuiamo con la lettura dell'organico sassarese, eravamo rimasti a Sara Scanu col numero 5, quindi Margherita Leppoli con il numero 6, con il numero 10 Gloria D'Oro,
con il 12 Rachele Onesti, con il 13 Elena Doneddu, con il numero 14 Benedetta Fenu, con il 25 Aurora Balata, con il numero 30 Ludovica Rivetti, con il 36 Gala Irene Rios, con il numero 79 la giocatrice di cui parlavamo poc'anzi, Andrea Lerena Colunga, e con il 99 portiere Veronica Furesi, allenatrice Florentina Zucchi Pastor. 1 minuto e 24 nel corso di questo primo tempo, c'è Nadia Yelen Bordon, l'Italo-Argentina in porta per la Casalgrande Padana, 1-0 a favore delle biancorosse. Simona Artoni intanto va a realizzare in questo momento il 2-0, quindi primo gol stagionale ufficiale anche per l'ala centrale della compagine ceramica, 2-0 la situazione. Stando ai pronostici di quelli che sono gli addetti ai lavori, insomma gli addetti ai lavori sono pressoché concordi nell'assegnare alla Casalgrande Padana i favori del pronostico per quanto riguarda la gara di oggi, anche se come detto i pronostici sono anche fatti spesso e volentieri per essere smentiti, basti infatti menzionare, giusto per fare un esempio, quanto accaduto alla stessa Casalgrande Padana la scorsa primavera in occasione della gara interna contro Teramo, una gara che sulla carta sembrava di facile vittoria contro la Cenerentola, formazione abruzzese, che invece si è risolta con un trionfo della formazione ospite di ben 9 gol. È vero, era un'altra Casalgrande Padana, era ben altro contesto quello in cui si muovevano le biancorosse all'epoca, però è un precedente, uno tra i tanti, che va sicuramente tenuto ben presente anche in occasione di questo confronto odierno con le leonesse isolane. Vicino a noi qui alla nostra postazione c'è il presidente della Pallamano Spallanzani Casalgrande, Sergio Cattani, come sempre col suo sguardo imperturbabile nel seguire le gesta delle sue ragazze, e imperturbabile, anche se ne siamo convinti, molto contento anche nel seguire il gol appena messo a segno da Charity Iamu, questa ragazza che il mese prossimo diventerà maggiorenne, classe 2005, pratese, toscana doc, seppur di origine nigeriana, comunque sicuramente pratese a tutti gli effetti, proviene dalle Tusce Prato con cui si è comportata molto bene anche lo scorso anno, e anche Margherita Rossi proviene dalle Tusce Prato nell'ambito di un accordo di collaborazione stretto tra le due società nel corso dell'estate. Intanto non è valido il gol messo a segno da Andrea Lerena, anzi no, è valido, pardon, scusateci, gol di Andrea Lerena Colunga per quanto riguarda il Lion Sassari, l'abbiamo visto poco fa, 3-1, quindi il punteggio è di Andrea Lerena Colunga, la giocatrice iberica spagnola. Questo è il primo gol ufficiale quindi del Lion Sassari in questa 1 femminile. Seguiamo il ficcante attacco della Casalgrande Padana con Alessia Artoni che va a piazzare un pallonetto dei suoi, pallonetto che non dà scampo alla guardiana ospite, 4-1, quindi ristabiliti così in un attimo le tre reti di scarto a favore della formazione di casa. Formazione di casa che sabato scorso proprio ha destato ottime impressioni in occasione di un triangolare precampionato che si è svolto proprio qui al Paracheope. Nell'occasione le ragazze allenate da Marco Agazzani hanno superato con grande autorità due squadre di pari categoria, si tratta della Venplast Dosso Buono e della Avio Metal di Cassano Magnago, e due avversarie che appunto disputano la 1 proprio come la Casalgrande Padana e la stessa Lion Sassari, due vittorie in cui oltre al risultato le biancorosse hanno proprio mostrato di avere già una intelaiatura di gioco già ben strutturata. Oltre a questo sono arrivati anche ottimi segnali sicuramente pregevoli per quanto riguarda la condizione fisica, segnali che si stanno già traducendo, che si stanno già riproducendo, riconfermando anche in questo avvio di gara da parte del padrone di casa, da parte di Furlanetto e Soce. Tuttavia d'altro canto anche il Lion Sassari durante il precampionato non è certo rimasto a guardare, non è certo rimasto con le mani in mano, tant'è vero che alla fine del mese
del mese scorso c'è stato, si è svolto al Pala Santoro a Sassari il torneo Floor Garden Lions Sassari, in cui la formazione allenata da Zucchi Pastor si è confrontata per tre volte contro le romene della Unirea Dobro Esti. La compagine romena si è aggiudicata due di questi confronti, ma comunque il Lion Sassari ha avuto un'ottima occasione, una opportunità per mettersi alla prova, per iniziare a assaggiare un po' il terreno, per iniziare un po' a testare quella che è l'atmosfera del massimo campionato, con un avversario sicuramente di buon livello come la compagine est europea del Dobro Est. Intanto c'è un gol, c'è il gol di Gloria d'Oro, 5-2 a favore della Casagrande Padana. Le leonesse hanno accorciato le distanze con la numero 10 Gloria d'Oro, un Lion Sassari che peraltro insomma comprende per la pressoché totalità tutte ragazze insomma debuttanti a livello assoluto in massima serie, ragazze che hanno già accumulato una esperienza probante e cospicua nella seconda divisione nazionale, che ora proprio oggi debuttano in Serie A1. Intanto c'è il gol di Simone Artoni, quindi è proprio il caso di dirlo, una pagina di sport, una pagina della storia dello sport sassarese si sta scrivendo proprio questa sera al Palazzetto Cheope, in questo incontro che oppone il Lions alla Padana. Lions che adesso cerca e trova una convincente soluzione offensiva, con Margherita Lepori che accorcia le distanze, quindi 6-3 il punteggio. Ora Ilenia Furlanetto che peraltro a sua volta, la capitana casalgrandese, ha importanti trascorsi proprio a Sassari, anche se in un'altra squadra, non in questo Lions che è nato nel 2012, ma nell'altra formazione sassarese, la città dei Candelieri, formazione plurititolata, più volte vincitrice di Scudetto e Coppa Italia. Ecco, una formazione, una realtà che una dozzina d'anni fa ha visto anche Ilenia Furlanetto tra le proprie protagoniste. Sembra quasi impensabile che Ilenia Furlanetto abbia indossato anche altre maglie, come diciamo ogni volta, sembra quasi impensabile che Ilenia Furlanetto abbia anche giocato da altre parti rispetto a Casalgrande, eppure è successo anche questo. E tra le tappe della brillantissima carriera della capitana casalgrandese c'è stata anche Sassari, oltre ovviamente a Pontinia, Teramo e Ossobuono. Mentre stavamo parlando, terzo gol di Charity Amu, in questo momento la migliore realizzatrice dell'incontro, con tre gol al proprio attivo, 7-3 il punteggio. Non va a segno l'attacco che avete visto poc'anzi a parte del Lion Sassari. Prova adesso Gaia Lusetti a trovare la via della rete, viene contrastata da Sara Scanu che rimedia anche un'esclusione per due minuti, quindi momentanea inferiorità numerica per le ospiti. E dai 7 metri Ilenia Furlanetto contro Claudia Datku, il primo rigore ufficiale della stagione per le biancorosse non poteva che essere nelle sue mani, nelle mani di Ilenia Furlanetto, che proprio tra l'altro quest'anno, in questo 2023, festeggia i suoi 10 anni a Casalgrande. Ilenia Furlanetto va a segno, primo gol per lei, 1-1 ai rigori, 8-3 per la Casalgrande Padana, quando stiamo veleggiando con gran vigore verso il decimo minuto della contesa. Come vedete sono tante le cose da dire, la prima puntata, chiamiamola così, di un campionato è sempre particolarmente chiacchierata, perché bisogna illustrare un po' tutto il contesto in cui le squadre si sono mosse nel corso dell'estate. Comunque sfida 8-3, quindi una Casagrande Padana che sta confermando diciamo quello che era il pronostico da più parti pronunciato, ma d'altro canto va elogiato sicuramente lo spirito, va elogiata la combattività di queste sassaresi che sono ancora comunque in partita e che stanno comunque affrontando questo impegno senza alcun timore reverenziale. Ma d'altronde, conoscendo la filosofia che anima Florentina Pastor, c'era assolutamente da scommetterci. Intanto la conclusione di Francesca Franco viene sventata, neutralizzata da Claudia Datku, quindi non cambia il punteggio. Quando scocca il decimo siamo sull'8-3 a favore della Casalgrande Padana.
una Casagrande Padana che quest'anno, come noto, non può contare su Asia Mangone, l'ala terzino che due mesi fa ha ufficializzato il proprio trasferimento alla Yomi Salerno e quindi tornerà già presto, già in autunno qui a Casalgrande nelle vesti insolite, inedite per lei, di avversaria. Ma questa sarà una storia che andremo a raccontare a suo tempo, a tempo debito. Intanto concentriamoci su questo incontro, continuiamo a concentrarci su questo incontro. Casagrande Padana che prima ha cercato un gol a porta sguarnita, a porta vuota, tentativo velleitario, non è andato a segno. Andrea Lerena Colunga non va alla sua conclusione, così Nadia Ayelen Bordon può procedere senza affanni al rilancio a favore di Charity Iamu. C'eravamo Naomi Marquez Fabiche, il terzino cubano classe 2000 che torna questa sera finalmente schierabile dopo, ripeto, quella lunga assenza causa infortunio, ricorderete, nel novembre scorso nella gara che la Padana perse contro le Tusce di Prato e Naomi si infortunò al ginocchio pesantemente, perse praticamente tutto il seguito della stagione. Intanto il tentativo di Margherita Rossi viene smorzato da Claudia Datku. Per il momento Naomi non è ancora scesa in campo, ma vedremo se più tardi Agazzani deciderà di assegnare un po' di minutaggio anche a lei. Intanto in questi ultimi frangenti non è cambiato il punteggio, siamo sempre sull'8-3 a favore della Casagrande Padana. Casagrande che tenta ora una nuova incursione, Florentina Pastore particolarmente agitata, chiama con particolare veemenza lo schema difensivo da parte delle sue giocatrici. Franco, azione manovrata da parte della Casagrande Padana, Lenian Furlanetto, Margherita Rossi prova ad andare al tiro ma viene ostacolata e quindi si riparte con la Casagrande Padana ancora in avanti. Margherita Rossi cerca di effettuare un passaggio ad Alessia Artoni che però non filtra, riprende palla Charity Iamu a smorzare il contropiede da parte di Sassari, ancora Charity Iamu inesaudibile, l'abbiamo già comunque vista insomma già durante il triangolare oltre che nel corso della sua lunga esperienza sia a Prato che in nazionale. Le doti quindi che lei sta mettendo in mostra questa sera non sorprendono. Intanto Andrea Lerena Colunga ad accorciare le distanze, secondo centro personale per lei, 8 Casagrande Padana, 4 Lion Sassari, ripetiamo il punteggio a beneficio di quanti insomma in questi momenti non potessero dare sufficiente attenzione ai monitor poiché impegnati in altre attività. Siamo in diretta su Pallamano TV, sono le 18.42 qui al Palazzetto Cheope che accoglie ancora una volta anche per quanto riguarda quest'anno tutti i suoi affezionati spettatrici e spettatori virtuali e anche reali qui presenti sul posto. Intanto c'è il primo gol di Margherita Rossi con la maglia di Casalgrande, primo gol ufficiale per la centrale venuta dalla Toscana. Prova a replicare gara Irene Rios ma il pallone va a stamparsi sui montanti sulla traversa della porta difesa da Nadia Ayelen Bordon, quindi nulla di fatto, non riesce il Lions ad aggiungere un ulteriore punto al suo bilancio provvisorio, quindi siamo 9-4 a favore di Casalgrande. È una Padana che controlla in questo momento senza affanni, gestisce la partita con l'autorità che serve, ma lo ripetiamo, attenzione a questo Lions che è carico veramente a mille e lo dimostra anche questo bell'intervento di Claudia Datku a neutralizzare la conclusione sferrata da Margherita Rossi. 9 Casalgrande, 4 Sassari. Riparte ora Sassari con l'intenzione, ecco, diciamo una azione in questo momento non velocissima da parte delle isolane, c'è intenzione di non vanificare questo pallone in attacco perché il rischio non andando in gol è quello di perdere ulteriore contatto rispetto alle avversarie sul piano numerico ed è un rischio che le giocatrici ospiti non si possono permettere e infatti Rachele Onesti va a realizzare il quinto gol del Lions, 9-5. Cogliamo l'occasione, anche non l'abbiamo fatto prima, per salutare cordialmente quanti ci stanno in questo momento seguendo da Sassari e più in generale da tutta
la Sardegna, sappiamo avere un pubblico particolarmente numeroso, questo Lions Sassari, quindi saranno sicuramente in tanti quelli in questo momento davanti ai rispettivi monitor a seguire le gesta, a seguire questo debutto assoluto del loro Beniamine. Sul panorama della massima divisione, intanto Francesca Franco, la vice capitana biancorossa, trova il guizzo vincente, ma lo stesso dall'altro lato del campo vale anche per Margherita Leppoli, secondo centro per lei, quindi 10-6. Francesca Franco ora di nuovo ad impostare l'attacco, perde palla però, movimento irregolare da parte sua, riparte il Lions che può andare, l'occasione di andare a meno 3, vediamo Florentina Pastor che chiede il minuto di sospensione, chiede e ottiene ovviamente. Noi ne approfittiamo per riepilogare il tabellino emerso fin qui, Casalgrande Padana 10, Lions Sassari 6, al decimo la situazione era di 8-3, ovviamente sempre per le biancorosse. La Casalgrande Padana ha trovato la via del gol con Charity Iamu per 3 volte, poi 2 gol per Simona Artoni. Un gol a testa per Francesca Franco, Ilenia Furlanetto, Margherita Rossi, Alessia Artoni e Gaia Lusetti. Per quanto attiene invece al Lions, ci sono 2 gol di Margherita Leppoli, 2 gol di Andrea Lerena Colunga e un gol a testa per Gloria Doro e appunto un gol anche come avete poc'anzi visto prima per Rachele Onesti. Quindi questo è il riepilogo. Ai rigori è stato eseguito fin qui soltanto un rigore messo a segno da Ilenia Furlanetto, quindi 1-1 per quanto riguarda la Casagrande Padana, ancora nessun rigore eseguito dal Lions Sassari. 10-6 punteggio, si riprende dopo questo minuto di sospensione richiesto da Florentina Pastor per fare il punto con le sue ragazze. Infatti questo pallone ha un'importanza, diciamo, abbastanza piuttosto rilevante per le isolane. Un pallone sicuramente che pesa moltissimo per rimanere in partita, per rimanere in carreggiata dal punto di vista del punteggio. Portarsi su 10-7 significherebbe ancora essere in corsa per ottenere, ancora in piena corsa per ottenere quantomeno un risultato utile qui al Palazzetto Cheope. Comunque ancora presto per trarre ovviamente conclusioni definitive da questo incontro. Rachele Onesti prova il tiro, ma viene murata dal duo Franco Iamu. C'è ancora in avanti Sassari con grande convinzione Colunga, cede la palla Sara Scanu, non finta il passaggio per Gala Irene Rios, ma è ancora Sassari ad avere il pallino del gioco offensivo. Vedremo cosa si inventerà adesso. Non filtra il passaggio per Sara Scanu, ci arriva prima Alessia Artoni che capisce tutto e Casagrande può ripartire con Margherita Rossi che finalizza al meglio un ficcante contropiede, 11-6, dal possibile meno 3 al reale meno 5. Questo è stato il cambiamento effettuato dal Lions Sassari nel giro di pochi istanti. La pallamano è anche questo, come chi ci segue sicuramente ben sa e ben conosce, e chi ci segue ben sa anche che questa partita, sa anche quanto questa partita abbia ancora da dire a livello sia di agonismo sia di punteggio, anche se adesso il tentativo di Rachele Onesti non è andato a buon fine, la palla si è persa non di molto a destra di Nadia Yelen Bordon, ed ecco, l'avevamo preconizzata pochi minuti fa e ora eccola qui con il numero 24 Naomi Marquez Habike di nuovo in campo dopo 10 mesi. L'attesa è durata molto ma ne è valsa la pena. Anche lei, insomma, durante, anche lei in questi giorni ha manifestato tutto il proprio entusiasmo per questo rientro alle competizioni ufficiali. Naomi Marquez Habike, che già sabato scorso ha avuto un buon minutaggio durante il triangolare qui al Palacheo, per ora per lei arriva il ritorno alle competizioni ufficiali. Naomi in piena forma, ecco, sì, è rimessa in forma dopo l'operazione e dopo la riabilitazione, ora eccola qui, insomma, pronta a dare manforte alle sue compagne di squadra della formazione ceramica. Agazzani intanto chiama time out, Marco Agazzani chiama time out sull'11-6 a favore delle biancorosse. 18 minuti e 36 secondi nel corso del primo tempo, ancora riepilogo
per la Casagrande Padana, 3 gol Charity Yamu, 2 gol Simone Artoni, 2 gol Margherita Rossi, 1 gol a testa per Francesca Franco, Ilenia Furlanetto, Alessia Artoni, Gaia Lusetti. Per il Lion Sassari 2 gol Margherita Lepri, 2 gol Andrea Lerena Colunga e 1 gol a testa per Rachele Onesti e Gloria Doro. Il tabellino poi, ecco, non ci sono variazioni significative per quanto riguarda le altre annotazioni, ecco, rispetto a quello che abbiamo detto prima, cioè i rigori e i parziali, anche perché non siamo ancora arrivati al ventesimo. Al ventesimo potremo sicuramente annotare un altro parziale significativo, ma per ora al decimo la situazione era di 8 a 3, sempre ovviamente a favore del biancorosso. Ora siamo 11 a 6, quindi distanze sempre di 5 gol che sono rimaste inalterate nel corso degli ultimi 8 minuti e 36 secondi di gioco. Riprende la Casagrande Padana dopo il time out richiesto da Marco Agazzani, Margherita Rossi, Naomi Marquez, Habike, Rossi, Rossi molto attiva anche lei, e sabato scorso ha avuto un minutaggio non eccesso a causa di un fastidio alla caviglia, per lei si è comunque trattato di uno, insomma, di un parziale riposo a livello puramente precauzionale. Come vedete oggi è tra le principali protagoniste del gioco casalgrandese. C'è il gol messo a segno da Rachele Onesti, 11 a 7, non molla, non molla assolutamente il Lions Sassari, Lions che non ci sta affatto a recitare la parte della debole comprimaria. Lo si è visto anche in questi ormai primi 20 minuti dell'incontro, è una Casagrande Padana che sta legittimando la situazione acquisita di vantaggio, ma d'altro canto il Lions Sassari sta onorando l'impegno con un gioco frizzante, con un gioco anche ricco di spunti interessanti. Qualsiasi sarà il risultato che scaturirà dall'incontro di questa sera, sicuramente Florentina Pasto, per quello che si è visto fin qui, sta ricavando indicazioni sicuramente confortanti in vista dei prossimi impegni, a partire da quello di sabato prossimo, quando Sassari ospiterà Mezzo Corona al Pala Santorum. Ma sull'agenda saremo maggiormente precisi nel secondo tempo, come nostro solito. Ventesimo intanto che scocca, 11 a 7 per le padrone di casa, 4 gol di vantaggio, un vantaggio ragguardevole, ma chiaramente però ancora non rappresenta una sicurezza assoluta per la compagine ceramica, che ora cerca l'opzione offensiva con Margherita Rossi, vero e proprio pendolino in queste fasi, vero e proprio metronomo della manovra biancorossa. Vediamo Yamu, viene ostacolata da Rios, ma la palla è ancora nelle mani di Casalgrande, che usufruisce di un 9 metri. Naomi Marquez, Abiche, Yamu, Margherita Rossi prova a inventarsi il tiro, non è dei migliori, ma però è stata ostacolata in fase conclusiva, quindi c'è un 9 metri per Casalgrande e Charity Yamu non perdona come suo solito, e sono 4 i suoi centri personali, ma Charity Yamu che mantiene, quindi anzi rafforza, la palma di miglior realizzatrice dell'incontro, una palma ancora provvisoria ma che la dice lunga comunque sul contributo che questa sicuramente brillante ragazza sta già fornendo alla sua nuova squadra, la Casalgrande Padana. Intanto Scanu e Doro non si intendono, non va a segno questo attacco sassarese. Riprende quindi Naomi Marquez, Margherita Rossi, Charity Yamu, prova a cercare una sponda in Naomi Marquez, ma il gioco viene fermato, può quindi ripartire Sassari, che con Gloria Silvana Doro si porta sul 12 a 8. Veramente molto pronto, molto attento, molto astuto il tiro di Gloria Doro in questo frangente. 12 a 8, è un Sassari che non vuole cedere, sospinto anche dalla grande vitalità che l'allenatrice Florentina Pasto sta testimoniando anche con il movimento, con i ripetuti movimenti in panchina. Florentina Pastor, a sua volta giocatrice, ex giocatrice di quella città dei Candelieri Sassari, di quella gloriosissima formazione che a suo tempo, come abbiamo detto, vide per protagonista pure Ilenia Furlanetto. Marquez, Naomi Marquez, Abiche, si alza il tiro del gol. Il gol di Naomi Marquez, Abiche, che rompe il lungo digiuno
con una rete che arriva al 22esimo del primo tempo. Trova quindi anche il gol Lauri Marquez Habike per impreziosire, per rendere ancora più significativo e brillante il suo grande rientro sulla scena. 13-8 quando mancano poco più di 7 minuti al termine della prima frazione di gioco. Poi come sempre noi avremo un intervallo e ci risentiremo puntualmente per commentare insieme a voi, per vedere, osservare insieme a voi il secondo tempo di questo confronto valevole per la prima, ripetiamo, di campionato di Serie A1 femminile. Intanto gara Irene Rios, primo gol per lei, 13-9, c'è il cambio, intanto c'è un avvicendamento in porta nelle file casalgrandesi, esce e uscita Nadia Ayelen Bordon per far posto a Valentina Bonaccini da San Rufino, vicino a Casalgrande, San Rufino, frazione di Scandiano. Intanto Simona Artoni ha realizzato uno dei suoi gol, ma lo stesso vale anche per Andrea Lerena Colunga, quindi sempre 4 le lunghezze di vantaggio a favore della formazione di casa. Marquez Abiche servire Charity Yamu, vedremo cosa si inventerà, trova Rossi, Yamu, Rossi, fraseggio tra le due ex Prato che sono qui, lo ripetiamo, con la formula del prestito della formazione toscana. Yamu, Rossi prova ad alzarsi per il tiro, preferisce cedere palla Yamu, ci pensa a scoccare una staffilata che vale il 15-10 e il quinto centro personale per la nuova arrivata nei ranghi della Padana. 15-10, poco più di 5 minuti alla conclusione, ripetiamo, del primo tempo. Poi lo diciamo fin da adesso, non perdetevi questa sera o al massimo domani mattina le interviste post partita che verranno effettuate ovviamente dopo l'incontro. Sono interviste, una per la Casagrande Padana e una invece per il Lion Sassari, interviste che verranno pubblicate a stretto giro sui canali social della Pallamano Spallanzani Casagrande, sui canali Facebook e Instagram di Pallamano Spallanzani Casagrande, quindi la telecronaca, ma anche, come già avvenuto lo scorso anno, le interviste post partita da non perdere questa sera o al massimo domani mattina. Intanto vediamo Charity Yamu prova il tiro ma trova il palo. Marquez Abiche invece trova l'opposizione di Claudia Datku. Per due volte consecutive la Padana sfiora il 16-10, non è andata, ma buoni comunque i movimenti offensivi da parte dell'organico guidato da Marco Agazzani, un organico che sta affrontando questo incontro con il cipiglio che serve, con l'atteggiamento che serve, senza sottovalutare le avversarie che, ripetiamo, pur essendo debuttanti in massima serie, stanno già fornendo una prestazione da quasi veterane di questo sport. Sicuramente il Lion Sassari non è squadra, ecco, destinata a essere così cenerentola. Tutt'altro, come testimonia anche Rachele Onesti, che ha messo a segno il suo terzo gol personale ed è la migliore realizzatrice nelle file sassaresi insieme ad Andrea Lerena Colunga. 15-11 il punteggio mentre l'intervallo si avvicina, ma prima c'è tempo per la rete di Francesca Franco, pivot nonché vice capitana della Padana. 16-11, secondo centro personale per lei. 3 minuti e mezzo all'intervallo, poi chiaramente faremo il riepilogo di quanto avvenuto durante la prima frazione. Franco, Marquez Abiche, Margherita Rossi, Ilenia Furlanetto. Marquez Abiche va a scoccare un tiro preciso, pulito, efficace, ficcante, che non concede scampo alla pur brava guardiana isolana Claudia Datku. Quindi 17-11, sono 6 ora le lunghezze, adesso così a spanne dovrebbe essere il massimo vantaggio acquisito dalla formazione di casa nei confronti del Lions. 17-11, un divario che si presenta quindi discretamente ampio, ma ancora attenzione, servirà ancora molta attenzione nell'affrontare
questa sfida, anche perché ora il Lions usufruisce del suo primo rigore per l'intervento commesso ai danni di Gala Irene Rios, rigore di cui si incarica Andrea Lerena Colunga. Andrea Lerena Colunga contro Valentina Bonaccini, duello di grande interesse tra due nomi emergenti. Andrea Lerena Colunga, tra le altre cose, specializzata anche nel beach handball, cioè la pallamano sulla spiaggia. Lerena Colunga colpisce, va a segno, 4 centro personale per lei e 1 su 1 ai rigori per il Lions, 17-12. Quindi Rossi Furlanetto, Rossi Marquez Abiche, Sara Postol, adesso la pivot che si è messa in luce recentemente con la nazionale under 17, lei insieme all'altra portacolori biancorossa Matilde Giovannini. Sara Apostol, dicevamo, col numero 13, il suo ruolo originario sarebbe quello di pivot, ma sempre più sovente lei viene impiegata anche all'ala, e questo è uno dei casi, almeno per quanto visto in questi primissimi istanti del suo impiego sul terreno, anzi sul parquet di gioco. 17-12, quindi sempre in punteggio. Non è andato a segno poc'anzi il tentativo offensivo casalgrandese. Ora il Lions usufruisce di un 9 metri, se ne è incaricata Gala Rios, ma gli arbitri Cuti e Lazzari hanno fermato il tutto, fanno ripetere, e ora Colunga te ne colpisce, quinto gol per lei. Attenzione, Andrea Lerena Colunga con 5 gol raggiunge Charity Iamu nel ruolo di miglior realizzatrice dell'incontro. Un duello a distanza insomma interessante. Margherita Rossi comunque arriva a togliere le cosiddette castagne dal fuoco, anche se non è ancora tempo di castagne, usiamo comunque questa locuzione. 18-13 è una Casagrande padana che stava attraversando qualche istante di appannamento, subito risolto però da Margherita Rossi, la centrale biancorossa, anche lei arrivata dalla Toscana. 18-13, 40 secondi al termine del primo tempo. Scanu, vediamo ora l'azione manovrata delle leonesse di Florentina Pastor. Lerena Colunga cede la sfera a Gala Irene Rios, la quale va in gol per il suo secondo centro personale. È un Lions che comunque vada, chiuderà questo primo tempo. Attenzione, intervento di Gala Rios su Margherita Rossi, si rialza Margherita Rossi, ma sicuramente immaginiamo ci sarà un provvedimento da parte degli arbitri. 2 minuti inflitti infatti a Gala Rios e conseguente rigore a favore della compagine ceramica. Se ne incarica, manco a dirlo, Ilenia Furlanetto, che proverà a ripetersi dopo il rigore realizzato in questo primo tempo alcuni minuti fa. Ilenia Furlanetto quindi contro Claudia Datku. Furlanetto è alla meglio Claudia Datku, ma attenzione, il rimbalzo premia Ilenia Furlanetto, che si fa perdonare dal pubblico di casa, perdonare tra virgolette ovviamente. 19-14, quindi, e con questo punteggio si chiude il primo tempo. 19-14, quindi questo è il risultato parziale al termine della prima mezz'ora di gioco. La Casalgrande padana in vantaggio sul Lion Sassari per 19-14. Riepilo Goretti per la padana, 5 gol di Charity Iamu, 3 gol per Simona Artoni, 3 gol per Margherita Rossi, 2 gol a testa per Ilenia Furlanetto e Francesca Franco, così come per Naomi Marquez Abiche, e un gol per Alessia Artoni, così come per Gaia Lusetti. Per quanto riguarda invece il Lion Sassari, 5 gol di Andrea Lerena Colunga, 3 gol per Rachele Onesti e 2 gol a testa per quanto riguarda Margherita Leppoli, Gloria Doro e Gala Irene Rios. I rigori per la padana 1 su 2, per il Lions 1 su 1, e i parziali al 10º 8-3, al 20º 11-7, e come abbiamo poc'anzi detto 19-14 al termine del primo tempo sempre per la Casagrande padana. Quindi quando sono le 19:04 minuti primi, ora abbiamo un breve intervallo, ci risentiamo tra pochi minuti, veramente tra qualche istante, per vivere
le emozioni e i sussulti del secondo tempo tra la Casagrande Padana e il Lion Sassari. A tra poco, a voi Roma. E come promesso siamo ancora qui alle 19:12 minuti primi, benvenuti o bentrovati a seconda di del momento in cui vi siete collegati, benvenuti o bentrovati al Palazzetto Cheope in quel di Casalgrande per il secondo tempo di questa contesa tra la Casalgrande Padana e l'Ion Sassari, valevole, lo ripetiamo, per il turno inaugurale del massimo campionato di pallamano femminile Serie A1. Ripartiamo da quanto si è visto nel primo tempo, una Casalgrande Padana che ha legittimato sicuramente il vantaggio per 19-14, in questo momento le biancorosse guidano di 5 lunghezze, ma un Lion Sassari che ha dimostrato comunque buona tecnica, pregevole personalità e quindi almeno fino a questo momento la formazione allenata da Florentina Pastor appare in grado di poter insidiare la Padana ancora a lungo. Intanto c'è il quarto gol personale di Simona Artoni, quindi le casagrandesi allargano la forbice a proprio favore sul 20-14. Vi abbiamo parlato prima di quelle che sono le importanti novità all'interno dell'organico biancorosso. Questa sera ne manca una, però il portiere Elisa Ferrari, che non può essere qui a causa dei suoi impegni con la nazionale di beach handball, la pallamano sulla spiaggia di cui abbiamo parlato anche prima, quindi manca Elisa Ferrari, ma sicuramente sarà ancora a disposizione a partire dal prossimo impegno, quello di sabato 16 settembre in terra siciliana contro la AC Lifestyle Erice, una trasferta sicuramente di grande impegno, di grande impatto per le biancorosse, non soltanto dal punto di vista chilometrico. Intanto c'è il terzo gol personale di Margherita Lepori, che ha riportato i Lions a 5 lunghezze di distanza. 2 minuti intanto inflitti a Rachele Onesti e c'è il rigore a favore delle padrone di casa. C'è un avvicendamento in porta nei ranghi isolani, esce Claudia Datku, entra invece Veronica Furesi, che è anche la vice capitana delle Leonesse. Furlanetto contro Furesi, un avvicendamento singolare visto e considerato che prima Datku era riuscita a neutralizzare il secondo rigore di Furlanetto. Comunque questa volta Ilenia Furlanetto va a segno, terzo centro per lei e 2 su 3 ai rigori per le ragazze allenate da Marco Agazzani, 21-15, quindi sono 6 ora le lunghezze di margine a favore di Furlanetto e Soce. Visto che siamo qui a Casalgrande, qualche parola anche per quanto riguarda la formazione maschile della pallamano Spallanzani Casalgrande, la modula che ha iniziato lunedì 4 settembre la preparazione in vista del prossimo campionato di Serie A Bronze, una categoria che i biancorossi hanno ottenuto dopo la promozione maturata al termine della Serie B Emiliano Romagnola lo scorso mese di giugno. L'allenatore sempre il confermatissimo Matteo Corradini, e lunedì scorso appunto è iniziata la preparazione che porterà, intanto c'è il gol di Gala Venerios, dicevamo, la preparazione della modula Casalgrande che porterà la squadra a essere pronta per il primo impegno in campionato, previsto addirittura per il 21 ottobre sempre qui al Palacheope contro la formazione maremmana della Starfish Follonica. Prima però, come ovviamente giusto che sia, la modula non starà a guardare, parteciperà infatti ad alcuni appuntamenti per campionato. Domenica 17 settembre i biancorossi infatti gareggeranno a un torneo in Toscana sul campo della pallamano Tavarnelle, e poi successivamente sabato 23 e domenica 24 settembre ci sarà un torneo di pallamano maschile proprio qui al Palacheope, da dove in questo momento vi stiamo parlando. Sabato 23 e domenica 24 settembre, quindi torneo al Palacheope di Casalgrande, torneo maschile, parteciperà ovviamente la modula che farà gli onori di casa, ma
ci saranno anche altre formazioni titolate, tra cui anche il Secchia Rubiera di serie B maschile, poi anche altre. Comunque il programma verrà reso noto a stretto giro a suo tempo, insomma, sui canali ufficiali, sito e social, ovviamente, della Pallamano Spallanzani Casalgrande, mentre c'è il gol di Andrea Lerena Colunga, sesto centro per lei. Quindi questo è il quadro per quanto riguarda la Modula Casalgrande in campionato dal 21 ottobre e prima con gli appuntamenti che abbiamo detto. Modula che, tra le altre cose, in settimana ha arricchito ulteriormente l'organico con l'ingaggio di Angelo Giannetta. Però intanto vediamo una giocatrice biancorossa a terra, si tratta di Alessia Artoni, che ha subito un intervento di una certa importanza, di una certa pesantezza. Vediamo Alessia Artoni rialzarsi in questo momento, sostenuta da Ilenia Furlanetto. Si rialza Alessia Artoni e c'è l'espulsione per Andrea Lerena Colunga. È espulsa quindi al quarto del secondo tempo Andrea Lerena Colunga, la spagnola in forza al Lion Sassari. È una perdita importantissima, pesantissima, una vera tegola questa per la compagine ospite. Rosso diretto comunque, insomma, l'intervento è stato ovviamente non voluto, fortuito, ma comunque pesante. E quindi gli arbitri hanno optato per combinare un cartellino rosso diretto alla nuova arrivata nelle file del Lions. 21-17, quindi partita finita per Andrea Lerena Colunga, che infatti trova posto in tribuna. Si riprende con la Casalgrande Padana in avanti e ora tutto sta nel vedere come le ragazze allenate da Florentina Pastor riusciranno ad arginare quella che rappresenta davvero una tegola pesantissima sulle speranze, sui sogni di gloria delle Leonesse. Leonesse che per ora vanno a colpire in contropiede con Gloria d'Oro, terzo centro personale per lei, 21-18. Attenzione, nonostante l'uscita definitiva dal campo di Andrea Lerena Colunga, sono soltanto tre i gol che Sassari deve recuperare alla Padana, tre che, udite udite, ora potrebbero diventare due. Vi abbiamo consigliato, rimanete collegati con noi perché ne vale assolutamente la pena. Rimanete collegati su Pallamano TV perché questa partita avrà sicuramente molto da dire, così è almeno fino a questo momento, con il Lion Sassari che cerca un nuovo guizzo vincente per portarsi a stretto ridosso delle avversarie. Potrebbe essere la palla del meno 2. Rachele Onesti perde palla, ma Sassari ancora in avanti, ancora il pallino del gioco in attacco, mal sfruttato però in questa occasione. Non c'è intesa tra le varie componenti della compagine sassarese. Invece Simona Artoni non ha alcun problema nell'andare a colpire in ripartenza e nel ridare un po' di, non diciamo tranquillità, comunque serenità, un po' più di sicurezza a una Casalgrande Padana che rischiava pericolosamente di farsi avvicinare, e di parecchio. In termini di punteggio c'è un time out intanto richiesto da Florentina Pastor, un time out che ci dà l'immancabile occasione per andare a fare un riepilogo di quanto emerso fin qui. Quindi Casalgrande Padana avanti su Lion Sassari per 22-18, per la Padana 2 gol Francesca Franco, 5 reti Charity Iamu, 3 gol Ilenia Furlanetto, 5 gol di Simona Artoni, 3 gol Margherita Rossi, 1 gol per Alessia Artoni, 2 gol per Naomi Marquez Habiche e 1 gol per Gaia Lusetti. Per quanto attiene invece al Lion Sassari, sono 3 i gol di Margherita Leppoli, così come quelli di Gloria Silvana D'Oro, 3 gol anche per Rachele Onesti, 3 gol per Gala Irene Rios e 6 gol per Andrea Lerena Colunga, che però non ne aggiungerà altri al proprio rendimento in quanto espulsa un paio di minuti fa dopo un intervento commesso ai danni di Alessia Artoni. I parziali al 10-8-3, 20-11-7, primo tempo 19-14 e ora, quando siamo al sesto della ripresa, 22-18, come detto. I rigori per Casalgrande 2-3, Sassari 1-1, queste sono le percentuali dell'efficienza in merito ai tiri dai 7 metri. C'è ancora in avanti Sassari adesso,
con Rios a servire Onesti, il suo movimento è irregolare, quindi riparte la Casagrande Padana, che però viene a sua volta, però Francesca Franco viene a sua volta fermata dagli arbitri perché ordinano di far ripartire l'azione direttamente dal portiere Nadia Yelen Bordon. Quindi 22-18. Furlanetto per Lusetti, Iamu, Lusetti, Iamu. Ancora Lusetti, azione manovrata da parte della Casagrande Padana che non vuole certo vanificare quello che è un possesso palla che può rivelarsi decisamente significativo, comunque di buona importanza per le sorti successive dell'incontro. Non riesce a tenere la palla in campo Francesca Franco, quindi Sassari può ripartire alla ricerca del meno 3, di quello che sarebbe il meno 3. Sassari che quindi non molla assolutamente la presa, sfruttando i varchi che la Casagrande Padana le concede nonostante la buona prestazione che comunque le biancorosse stanno fornendo. Bella partita comunque da ambo le parti. Rachele Onesti, il tiro è troppo centrale, troppo su Nadia Ayelen Bordon, ma Onesti è stata contrastata in fase realizzativa e così Lion Sassari può ripartire con un 9 metri. Vediamo Scanu, Sara Scanu. Lerena Colunga non c'è più in campo, è in tribuna ad osservare le sue nuove compagne di squadra, ma Lions Sassari non sembra avere comunque perso smalto dal punto di vista caratteriale. Intanto c'è la conclusione di Charity Amu, clamorosamente sulla traversa, stranamente perché in genere Charity non sbaglia questo tipo di conclusioni. Comunque brava anche Claudia Datku a chiudere bene la visuale efficace tiratrice casalgrandese. 22-18, non cambia il punteggio e per le isolane c'è ancora l'occasione di potersi portare a soli 3 gol di distacco, ma perde palla Sassari. Furlanetto e Casagrande Padana che va a colpire con Ilenia Furlanetto, quarto gol personale per lei. 23-18, bella mossa, bel movimento sfruttato in maniera pronta ed efficiente da Ilenia Furlanetto in virtù della sua esperienza. Sono 4, lo ripetiamo, i suoi gol, i suoi sigilli personali totalizzati fin qui quando ci stiamo avvicinando al decimo minuto di questo secondo tempo. Siete in diretta, lo ricordiamo, su Pallamano TV per il turno inaugurale di questa Serie A1 di pallamano femminile. Si gioca anche ovviamente su altri campi questa sera, c'è anche un posticipo comunque insomma nel menù di questa prima giornata. C'è ovviamente anche questa vincente sfida tra la Casagrande Padana e le ragazze sassaresi. Onesti, attenzione Sassari sotto passivo, deve inventarsi un tiro, non riesce il passaggio per Gala Rios. Bordon non ha problemi nel dare il là alla ripartenza casalgrandese che Alessia Artoni finalizza al meglio. Secondo centro per lei, 24 Padana, 18 Lions. Ed è il punteggio che si verifica proprio quando scocca il 40esimo, 24-18. Attenzione, ora vediamo Lions in avanti, perde palla però Elena Doneddu. Ne approfittano Charity Amu e Alessia Artoni per far partire una nuova incursione offensiva della compagine di casa. Franco per Rossi, Margherita Rossi col numero 17, Iamu, Rossi da questa Furlanetto, Rossi, Franco, Furlanetto, vedremo cosa si metterà a cedere in convenzione del tiro a Charity Amu che si fa largo tra alcuni avversari, ma la conclusione è troppo centrale e sventata dalla sempre attenta Claudia Datku. Non cambia il risultato, 24-18, Rachele Onesti dall'altra parte del campo. Il tiro di Elena Doneddu è di fatto un passaggio, una telefonata per Nadia Yelen Bordon. Simona Artoni perde palla, recupera quindi il Lions e sono le sassaresi a portarsi in avanti alla ricerca di quello che sarebbe il loro 19esimo punto.
alcune, ecco, lo ricordiamo ancora una volta, questa sera o al massimo domani mattina saranno disponibili sui canali social della Pallamano Spallanzani Casalgrande, sui canali Facebook e Instagram della Pallamano Spallanzani Casalgrande, le interviste post partita, ce ne sarà una per ogni squadra, una per Casalgrande e l'altra ovviamente per Sassari. Lo diciamo quindi a tutto il, anche quindi a tutto il pubblico isolano che ci sta seguendo in questo collegamento, saranno le interviste post partita da non perdere a stretto giro sui canali social della Pallamano Spallanzani Casalgrande. 24-18 intanto il punteggio, perché l'ultimo attacco delle Leonesse non è andato a buon fine, non ha sortito l'effetto che le ragazze ospiti speravano. 12 minuti nel corso del secondo tempo, 18 anzi qualcosa di meno al termine di conseguenza, e Padana che ora ha il compito di amministrare nella maniera più sapiente possibile il vantaggio acquisito, un vantaggio che è sicuramente incoraggiante ai fini del risultato finale e lo diventa ancora di più con il terzo gol individuale personale di Francesca Franco che sancisce il 25-18. Due parole sull'agenda anche di entrambe le formazioni, approfittando per ricordare che Pallamano TV quest'anno vi mostrerà tutte le partite della massima serie di Pallamano, sia in ambito femminile come in questo caso, sia anche per quanto riguarda la serie A Gold maschile, e quindi tutte le partite che vi menzioneremo saranno trasmesse in diretta su Pallamano TV quando Ilenia Furlanetto realizza il quinto centro personale. L'agenda tra un attimo, però, perché Florentina Pasto ha chiamato di nuovo il time out quando sono passati 12 minuti e 55 secondi, quasi 13 nel corso della ripresa. Casalgrande Padana che conduce su Lions per 25-19 e Casalgrande ha trovato la via del gol per tre volte con Francesca Franco, 5 gol Charity Amu, 5 gol Ilenia Furlanetto, 5 anche per Simone Artoni, 3 gol di Margherita Rossi, 2 gol di Alessia Artoni, 2 gol di Naomi Marquez Habicche e un gol siglato da Gaia Lusetti. Nei ranghi di Sassari invece 3 gol Margherita Leppori, così come Gala, così come anche Gala Irene Rios, così come anche Gloria D'Oro e anche la Rachele Onesti, tutte queste ragazze hanno siglato 3 gol a testa. 6 i gol di Andrea Lerena Colunga, che però non è più in campo da ormai 6 minuti e oltre. Parziali al 10-8-3, al 20-11-7, a fine primo tempo 19-14, al 40-24-18 e ora 26-18. È una Casalgrande Padana, lo ripetiamo, che sta vincendo nonostante l'assenza di Elisa Ferrari, impegnata con la nazionale di beach handball. Nella Casalgrande Padana mancano anche le due lungodegenti Marianna Orlandi e Giorgia Faieta per il loro rientro in campo, si parlerà soltanto dei prossimi mesi. Orlandi dovrebbe tornare schierabile da gennaio, Faieta probabilmente un po' prima. Comunque su questo saranno come sempre i canali social e gli organi di stampa a tenere aggiornato il pubblico di Fede Biancorossa, mentre Ilenia Furlanetto scodella la sesta rete che sancisce, la sesta rete individuale che sancisce il momentaneo 27-18. E 9, sono 9. Sono 9 le lunghezze a favore della Padana, un divario che diventa davvero significativo. È difficile da recuperare per un Lions che comunque ha speso tanto, ha speso molte energie, non si è risparmiato e ha continuato a spenderne anche dopo l'uscita dal campo di Andrea Lerena Colunga. C'è la traversa intanto di Margherita Rossi, ma la stessa Margherita Rossi va a concludere, però non trova il bersaglio per la seconda volta consecutiva. Peccato, Margherita Rossi, nuova arrivata in biancorosso, ha sperato per due volte il gol e quindi rimane a quota 3, comunque 3 centri personali comunque preziosi ai fini del rendimento della squadra. Sono le 19:31 minuti primi, vi stiamo trasmettendo da Casalgrande su Pallamano TV. Grazie a chi ti sta seguendo, grazie anche a chi si è appena collegato per seguire proprio queste ultime fasi salienti, quest'ultimo quarto d'ora del confronto. Naomi Marquez Habicche in campo. Stavamo prima dicendo dell'agenda quando c'è stato il time out chiesto da Sassari a momentaneamente interromperci, lo facciamo ora, quindi di parlare
dell'agenda per quanto riguarda la Casagrande Padana, che è attesa da due trasferte consecutive sabato prossimo 16 settembre al Palacardella di Erice contro le padrone di casa della AC Lifestyle. Fischio d'inizio alle ore 18, una trasferta sicuramente che richiederà parecchie energie e su un campo che storicamente non ha mai portato particolare fortuna alle biancorosse. Vedremo se quest'anno la tradizione potrà essere smentita. Dicevamo quindi sabato prossimo le biancorosse in trasferta ad Erice, e trasferta anche il sabato successivo, il 23 settembre, quando la compagine allenata da Marco Agazzani sarà impegnata al Pala Fornai di Mezzocolona contro ovviamente le padrone di casa trentine. E per quanto riguarda i collegamenti qui dal palazzetto Cheope, ci sentiremo non il 30 settembre come inizialmente annunciato, perché la partita tra la Padana e il Bressanone su Tirol è stata rimandata di qualche giorno in considerazione degli impegni altoatesini con le coppe europee. Quindi il prossimo impegno casalingo della Casagrande Padana è fissato per mercoledì 4 ottobre, segnatevi fin da ora questa data, mercoledì 4 ottobre alle ore 20. Casagrande Padana contro Bressanone su Tirol, qui al palazzetto Cheope, e ovviamente in diretta su Pallamano TV, mentre intanto Sara Scanu è andata in gol su rigore per il 28-19. Per quanto attiene invece l'agenda sassarese, il Lions sabato prossimo è atteso, anzi in casa è alle prese, sarà alle prese con il confronto con la Pallamano Mezzocolona. Quindi Lions Sassari contro Mezzocolona sabato prossimo 16 settembre al Pala Santoli, con fischio d'inizio alle ore 18:30. Emma Baroni tanto in gol. A seguire le Lionesse torneranno in campo già il 20 settembre alle ore 19 con la trasferta sul campo del Bressanone su Tirol al Pala Laghetto in quel di Bressanone, e poi il 1 di ottobre in mattinata alle ore 10:30, la domenica mattina, il Lions ospiterà la Casa Rurale Pontinia. Quindi questi sono gli appuntamenti del Lions Sassari i prossimi: sabato prossimo in casa con Mezzocolona, il 20 settembre a Bressanone, e poi il 1 di ottobre ancora in casa al Pala Santoro contro la Casa Rurale Pontigna. Queste partite, lo ripetiamo, come tutte le altre di massima serie, saranno proposte in diretta attraverso Pallamano TV. 29-20 intanto il punteggio. Poco fa per la Casagrande Padana è andata in gol anche Emma Baroni, giovane, una delle tante giovani di talento provenienti dal vivaio, dal sempre prolifico, vivace e qualitativamente elevato vivaio biancorosso. Ma del resto anche il Lion Sassari comunque ha una forte, fa un grandissimo lavoro a livello giovanile, ha forti tradizioni pur essendo una società di ancora giovane fondazione. Lo si sta vedendo anche questa sera comunque con l'atteggiamento che le ragazze isolane stanno tenendo, hanno tenuto in questa gara, nonostante il punteggio che in questo momento le vede in ritardo di 9 lunghezze. È una Casagrande Padana che quindi sta per tanti versi ipotecando la vittoria, ma non è stata una vittoria così semplice, almeno fino al 40esimo dell'incontro, e poi anche oltre, e poi anche oltre. Degna avversaria quindi questo Lions Sassari, una squadra che ha molti margini per crescere, a tempo, spazio e potenzialità per crescere parecchio, mentre la Casagrande Padana insomma è sul punto, sta viaggiando verso un successo sicuramente corroborante, sicuramente incoraggiante, in vista della lunga trasferta di sabato prossimo a Erice. Mentre il Degna Furlanetto sono 7 i suoi gol, 30-20, 30-20 il punteggio parziale, sono 7 i centri di Degna Furlanetto che, come spesso accade, conquista in questo momento il titolo di miglior realizzatrice dell'incontro. Del resto lei ha anche un'abitudine piuttosto consolidata a questo tipo di riconoscimento, platonico ma comunque eloquente. Intanto ci sono 2 minuti per Casagrande inflitti a Emma Baroni, che poc'anzi aveva trovato la via del gol.
Parana quindi in momentanea inferiorità numerica quando mancano ormai poco più di 10 minuti al termine dell'incontro. Sergio Cattani lo immaginiamo soddisfatto, anche se, come abbiamo detto prima, dalla sua espressione non si capisce mai molto, non si leggono mai tanto gli umori del presidente biancorosso, ma comunque facile immaginare che anche lui sia particolarmente soddisfatto, come del resto tutto il pubblico di fede biancorossa, per questo esordio della Padana, un esordio che si sta rivelando vincente. E ora vedremo Leppoli, gran tiro di Leppoli, ma c'è la pronta risposta di Valentina Bonaccini. La risposta di Valentina Bonaccini non si fa attendere. Vediamo Marco Agazzani dare qualche indicazione alle sue ragazze, anzi chiamare un cambio. Esce Alessia Artoni, entra Sara Apostol, anche lei sempre più è in crescita, così come Matilde Giovannini. Citiamo queste due ragazze in particolare per i loro recenti trascorsi durante l'estate con la nazionale Under 17, allenata da Liliana Ivaci. Tanto il tentativo offensivo della Padana non va a buon fine, è il 50esimo, 30-20, ma anche Sassari non riesce a portare fino in fondo l'azione offensiva. Può dunque ripartire Casalgrande, ma Rachele Onesti, tra le più attive nella compagine isolana, ruba palla, è tutto un prendi palla, ruba palla, ma intanto il punteggio non cambia, mancano meno di 10 minuti, buon per la Casalgrande Padana, che è in vantaggio per 30-20. L'Arena Colunga non è più in campo, come detto, con lei non in campo il Lions ha perso qualcosa dal punto di vista dell'efficienza, non tanto dell'indole ma della qualità, dal punto di vista dell'imbastire la manovra, qualcosa sicuramente è andato perso, ma è anche comprensibile, del resto lei è una tra le atlete di punta dell'organico sassarese. Ad ogni modo, insomma, indipendentemente dal punteggio, è una Sassari che non ha tradito le attese di chi la segue, nonostante il punteggio che va completamente su questo. Gol intanto di Giulia Mattioli, il primo per lei in questa sfida, 31-20, niente da fare per Veronica Furesi, la vice capitana in porta, rilevando Claudia Datku. 31-20, la Padana è sempre più prossima ad iniziare questa nuova avventura in Serie 1 con un bel due punti. Applausi, lo ripetiamo, comunque anche per Sassari, che si è tenuta ben lontana da ogni timore reverenziale. Emma Baroni ruba palla alle sassaresi, Furlanetto lancia bene Sara Postol e Sara Postol finalizza perfettamente il contropiede, primo gol anche per lei, 32-20, 8 minuti al termine. Diciamo adesso a questo punto, lo possiamo dire direi senza timore di particolari smentite, insomma questi ultimi 8 minuti saranno utili soltanto per delineare l'esatta entità dell'affermazione casalgrandese, un'affermazione che comunque rispecchia da vicino quanto visto in campo, al cospetto comunque, non ci stancheremo mai di dirlo, di un'avversaria tutt'altro che arrendevole, tutt'altro che rinunciataria. Nicolò Rinaldi al microfono per voi anche in queste fasi finali del confronto. Gara Rios intanto segna il suo quarto centro personale, 32-21. Furlanetto adesso, chiaramente, come è anche facile vedere, Agazzani sta impiegando questi ultimi minuti per effettuare qualche esperimento, qualche prova tecnica in vista dei prossimi due impegni, delle prossime due gare in trasferta contro Erice e Mezzocolona. Erice, manco a dirlo, lo possiamo dire, è avversaria di alto tenore, ecco, rispetto a Sassari. Erice, squadra piena zeppa di grandi nomi, che anche quest'anno si candida a un ruolo da assoluta protagonista in massima serie, ha conquistato la Coppa Italia e nella scorsa stagione, quella del 22-23, e ora punta a proseguire la propria traiettoria di gloria. Intanto Ludovica Rivetti, c'è un gol anche per lei, 32-22, ma sono ancora comunque 10 le lunghezze a favore della Casalgrande Padana. Una
una Casalgrande che può gioire senz'altro per il risultato, per la prestazione e anche per il rientro in campo di cui abbiamo già riferito in Naomi Marquez Abiche. Dopo vari mesi, Margherita Rossi intanto, 400 personale per lei. Ne approfittiamo anche per ricordare in queste fasi finali che è anche partita la campagna abbonamenti alle partite casalinghe della Casalgrande Padana. La tessera, il costo singolo è il costo singolo pari a euro 35, che con uno sconto pari a 10 euro, quindi 25 euro per il pubblico sopra i 65 anni di età. Il biglietto singolo per ogni partita ha invece il costo di appunto 5 euro, mentre i ragazzi e le ragazze fino a 14 anni entreranno sempre gratis. Per gli abbonamenti tutti i riferimenti sono ovviamente sul sito pallamanospallanzani.it e Eziandio sui canali social della Pallamano Spallanzani Casalgrande, Facebook e Instagram, dove troverete questa sera o al massimo domani mattina anche le nostre interviste per commentare questo successo, ormai lo possiamo dire, delle biancorosse nei confronti del Lions. Poco più di 5 minuti al termine, 5 minuti e mezzo, la palla è tra le mani di Giulia Mattioli che attende il fischio arbitrale degli arbitri Cuti e Lazzari per procedere con queste ultime fasi dell'incontro. Rossi, la palla sbatte contro Rachele Onesti, però Margherita Rossi è stata ostacolata, quindi si riprenderà con 9 metri a favore di Casalgrande con Chiara Rondoni, Margherita Rossi, il gol di Margherita Rossi, e sono 5 i suoi centri. Bene, anche lei veramente buon esordio in maglia biancorossa per lei, così come anche per Charity Yamu. Questa sera 34-22, ecco Agazzani in partire, ulteriori indicazioni, perché chiaramente Agazzani chiede e pretende che le sue ragazze non mollino mai la presa, anche quando, come in questi casi, il risultato è ampiamente acquisito e agli atti, il risultato di vittoria per le biancorosse. Vediamo ora la conclusione di Gala Rios, che viene però ostacolata da Rossi e Marquez Abiche. C'è un rigore a favore delle isolane e in porta c'è Valentina Bonaccini, che dovrà cercare di sventare la conclusione dai 7 metri della capitana Sara Scanu, immaginiamo, perché la sfera in questo momento è tra le sue mani. E vediamo, è così infatti, Sara Scanu contro Valentina Bonaccini, Scanu contro Bonaccini alla meglio, due centri per la vice capitana, per la capitana, pardon, sassarese, 34-23. Grazie a chi ci ha seguito anche dalla Sardegna, oltre che al pubblico di Fede Biancorossa che ha seguito questa telecronaca e non ha potuto essere qui presente al palazzetto per i motivi più vari. Comunque il palazzetto ha sempre porte apertissime per tutti gli appassionati, gli appassionati di questo sport. La campagna abbonamenti di cui abbiamo parlato prima ne è un'ulteriore dimostrazione. 34-23. Ricordiamo intanto che ci risentiremo con i collegamenti dal palazzetto Cheope il prossimo 4 ottobre a partire dalle ore 20, Casalgrande contro Bressanone sul Tirol, una sfida che lo scorso anno portò davvero bene alle biancorosse, che uscirono vincitrici dal duello con le forti altoatesine. Vedremo se sarà così anche mercoledì 4 ottobre a partire dalle ore 20. C'è il gol intanto di Charity Yamu. Sono 6 i suoi sigilli, 35-23, ultimi sgoccioli di partita, ultimi scampoli. Onesti, Scanu, Onesti, Sassari che cerca comunque qualche gol in più per ovviamente rendere meno impattante la sconfitta. Gara Irene Rios trova infatti il suo quinto centro individuale per il 35-24.
Vediamo Chiara Rondoni, Margherita Rossi a girare anche per Matilde Giovannini. C'è gloria anche per Matilde Giovannini. Gol per lei, anche lei nazionale under 17. Bel movimento, bella conclusione dall'ala. 36 a 24 per l'ulteriore gioia del folto pubblico che ha raggiunto in questo sabato 9 settembre il palazzetto Cheope per salutare, per seguire il debutto ufficiale della Casa Grande Padana. 23-24, intanto Valentina Bonaccini chiude bene sul tiro di Sara Scanu dall'altro lato del campo. Margherita Rossi non perdona, sono 6 i suoi centri, meno di 2 minuti al termine. Esulta il direttore generale biancorosso Alberto Aldini, non potrebbe essere altrimenti, ne ha ben donde, perché sono arrivate note davvero liete questa sera anche dalle interpreti più giovani dell'organico biancorosso. Tutto questo, ripetiamo, senza tralasciare gli applausi al Lions, squadra che deve, come si dice, farsi le ossa, ma con un tecnico, con una allenatrice di grande competenza come Florentina Pastore e con un'altra personalità all'interno dell'organico sassarese di assoluto rilievo come Irina Cernova. Le ragazze isolane hanno sicuramente tempo, spazio e modo per addivenire a quei miglioramenti che serviranno per centrare la salvezza. Intanto c'è rigore per la Casagrande Padana con Giulia Mattioli. Giulia Mattioli è fuori a sua conclusione, Veronica Furesi ipnotizza la tiratrice, ma comunque questo non cambia nulla né sul rendimento individuale di Giulia Mattioli, né tantomeno su quelli che sono, su quella che è stata la partita della Casagrande Padana. Siamo ormai ampiamente all'interno dell'ultimo giro di lancetta, aspettiamo soltanto di definire il risultato finale, l'esatta entità dell'affermazione biancorossa, e poi seguiteci questa sera per le interviste. Appuntamento al 4 ottobre. Matilde Giovannini, di nuovo lei in gol per il 38-24, un quarto d'ora alla conclusione, un quarto di minuto, pardon, alla conclusione. 38-24, vedremo se la sfida si concluderà così. Vittoria maiuscola della Casagrande Padana contro Lion Sassari. Non va il tiro di Rachele Onesti, termina così l'incontro. Casagrande Padana batte Lions Sassari 38-24. Lo ripeto, Casagrande Padana batte Lions Sassari 38-24. Il tabellino di questa sera per la Casagrande Padana: 3 reti Francesca Franco, 6 gol Ceri Tiamu, 7 reti Ilenia Furlanetto, migliore realizzatrice dell'incontro. Un gol per Sara Apostol, 5 reti per Simone Artoni, 6 reti Margherita Rossi, 3 gol per Alessia Artoni, 2 gol per Matilde Giovannini, 2 gol per Naomi Marquez Habiche, un gol a testa per Giulia Mattioli, Emma Baroni e Gaia Lusetti. Per il Lion Sassari sono 6 i gol di Andrea Lerena Colunga, 2 gol per Sara Scanu, 3 gol Margherita Leppoli, 3 gol Gloria Doro, 4 gol per Rachele Onesti, 1 gol per Ludovica Rivetti e 5 reti per Gala Irene Rios, mentre la Casagrande Padana riceve l'applauso del pubblico casagrandese, il meritato applauso. Ricordiamo i rigori: 2 su 4 per la Padana, 3 su 3 Lion Sassari. I parziali al 10-8-3, al 20-11-7, primo tempo 19-14, al 40-24-18, al 50-30-20 e il finale 38-24, tutti punteggi favorevoli alla Casagrande Padana. Ancora grazie per la vostra cortese attenzione, a risentirci per le prossime partite. Buona serata a tutti, a voi Roma.